Quest'anno, dopo 2 anni, abbiamo fatto, speriamo che tutto va bene, perché 2 anni di lot, come si dice, e adesso ci vediamo tutti di nuovo a questa grande manifestazione dei San Medici. Ho rinunciato quest'estate per venire adesso. Viene da fuori? Dal Veneto, da Portogruaro. Sì, era da tanto che non venivo e mi è piaciuta l'idea di venire adesso. Sì, per grazia ricevuta. Portate il cero? Sì, sì. È una grande fatica, però... Ma non mi interessa. Non è una grande fatica, non sentiamo neanche la stanchezza. È una cosa che facciamo per loro. Lui per il fegato aveva dei noduli e del liquido nella pancia. Era un inizio di cirrosi, però poi è venuto in sogno a mio figlio, vestiti da dottori. Da quel giorno poi andammo a una visita al mese. Il dottore ci disse che i noduli e il liquido era tutto sparito. Io gli dissi: guarda meglio, no signora, non c'è più niente. E dal 2014 vengo scalza con i ceri, ma io lo faccio non solo per lui, ma per tutti gli ammalati. Da Corato. Per grazia ricevuta ai Santi Medici? No, senza grazia, lo facciamo con il cuore perché lo sentiamo veramente. Dopo 2 anni è una grande emozione quella di tornare? Beh sì, nonostante sono stati 2 anni con questa assenza, riprendere una processione per chi è veramente devoto, penso che a nome di tutta la città sia importante ripartire con... la voglia di questi santi, sperando di avere qualche grazia, ma soprattutto con la voglia sempre di questa processione che è sempre fantastica rifarla. Nonostante è un paese un po' limitrofo, comunque abbiamo la possibilità di venirli a vedere tutti i giorni i santi. E non importa la distanza, 20, 30, 50, 100 chilometri, se lo si fa con il cuore viene fatto tutto con più tranquillità, ecco. L'anno scorso sono venuta, però non c'era processione. Quest'anno quindi è una grande emozione venire qui. Mi hanno aiutato molto perché io ho avuto un tumore e anche loro ci sono stati e ci sono sempre per me. E quindi vengo anche per loro, per me.